Assessore, nei giorni scorsi, nelle ultime ore per meglio dire, sono arrivate delle critiche da parte dei consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico alla gestione della campagna vaccinale a Pescara e anche quella relativa ai tamponi. Lei, come assessore alla protezione civile, come membro dell'amministrazione comunale, vuole fare delle precisazioni? Assolutamente, premesso che l'attività è sanitaria e non del comune, noi ovviamente vogliamo andare incontro alle esigenze della città di Pescara. 10 giorni fa, insieme ai consiglieri Di Pasquale e Ivo Petrelli di Forza Italia, abbiamo stimolato l'imprenditore Danelli affinché si intavolasse questa trattativa, affinché si definisse questa ulteriore hub vaccinale, quindi ancora prima delle polemiche strumentali. Probabilmente, come hanno fatto Petrelli e Di Pasquale, alcuni consiglieri, compresi quelli della minoranza ovviamente, invece di criticare in maniera stucchevole e inopportuna, se mi consentite, perché si tratta di dare un servizio sanitario alla città di Pescara, agevolare un servizio sanitario alla città di Pescara, avrebbero potuto fare delle proposte che sarebbero state ovviamente valutate dall'amministrazione e eventualmente messe in campo. Noi stiamo lavorando dal primo giorno di questa pandemia in maniera impeccabile, siamo stati sempre in anticipo rispetto ai tempi la visita generale Figliuolo ha suggellato questa attività che non ci compete, che praticamente il comune ha messo in essere, e quindi adesso avere queste critiche effettivamente sono fuori luogo, perché la gente sa quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo. Però all'hub di Pescara Porta Nuova, della stazione di Pescara Porta Nuova, ci sono delle lunghe file all'esterno. Allora, ci sono delle file, non sempre, semplicemente perché c'è stato un flusso emotivo di persone che, non essendo prenotate, perché ovviamente là va solo a prenotazione, si presentano e aspettano eventualmente il loro turno. Questa coda, così che si crea ogni tanto, è stata strumentalizzata da alcuni consiglieri come un'inefficienza. Un'inefficienza non è, perché se si rispettassero le prenotazioni non ci sarebbero file. Quelle sono persone che hanno scelto di aspettare la possibilità di essere vaccinate.